Buon pomeriggio, giovedì 28 maggio, eccoci qua di nuovo collegati per una nuova diretta. Oggi farò un salto a Torino e avrò un incontro davvero interessante con Giorgina Siviero e con Magda, il suo braccio destro-sinistro, chi più ne ha più ne metta. Sarà, penso, davvero una bella chiacchierata, sono molto curioso di questo collegamento e quindi tra qualche secondo farò questo tour virtuale. All'interno del loro nuovo negozio, inaugurato a settembre del 2019, quindi da qualche mese non ho ancora avuto modo di poterlo visitare dal vivo. Sono molto curioso di poterlo fare oggi, almeno virtualmente, ma soprattutto fare una chiacchiera con due persone particolari, veramente ricche a livello culturale, a livello di attenzione e di cura del prodotto e del dettaglio. Quindi tra qualche secondo sarò collegato con loro, le vedo prontissime, già collegate e provvedo subito a creare questa nuova diretta. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, belle signore. Ciao! Buonasera, buonasera Giorgina, buonasera Magda e ovviamente Federico. buonasera e ciao a Elena che oggi Ciao Federico. ci dà supporto tecnico. Io però sento. Allora, vi vedo che mi state guardando dall'altro telefono, quindi ovviamente avete un piccolo Un attimo, ritorno. perché sul mio telefonino sentiamo e su quello. Allora, vi vedo che mi state guardando dall'altro telefono, quindi ovviamente avete un piccolo ritorno. Bravo. Quindi forse dovete spegnerlo il vostro telefono. Però allora si deve alzare. Spegnetelo proprio. E io spegnete il vostro telefono? Ok, perfetto, Federico, ci siamo. Allora, ecco, ancora qualche secondo ed entriamo nel vivo. Ok, Perfetto. ci Allora, siamo Federico. Però non sentiamo, Elena. buon pomeriggio signore, mi fa molto piacere di essere collegato con voi. Mi scuso prima di tutto perché a oggi, dall'inaugurazione di settembre 2019, oggi faccio mea culpa, ancora non ho avuto modo di venirvi a trovare dal vivo in questa nuova splendida avventura e quindi ho grande curiosità di scoprirla oggi con voi, almeno virtualmente, e penso anche tante altre persone che Questo stanno guardando questa gravissimo, eh? diretta. Mamma, devi spegnere il tuo telefonino. Non si chiama però, eh? Ma mettiti d'accordo, Elena. Devi spegnere, devi ascoltare da qua, se no rimbombi. Scusa, un attimo, Fede, perché abbiamo un attimo una complicazione con i volumi. Non sono Tranquille, tanto tranquille, tecnologiche, tranquille. eh. Ce la stiamo per fare. Spegnete i Io telefonini. aspetto. Ok. Tu Adesso metti il volume massimo. è al massimo. Ok. Ok. Federico, noi dovremmo essere pronte. Eccomi qua, io ci sono qua che vi vedo perfettamente e vi auguro ancora una volta buon pomeriggio e vi ringrazio per questo collegamento. Noi anche siamo pronte, un po' che sentiamo un po' col telefono, ma ce la faremo. Ditemi voi, altrimenti troviamo un'altra soluzione. Appoggiate semplicemente un telefono lì e cerchiamo di parlarci, magari lo spostiamo dopo. Non No, so, dai, non adesso voglio. sentiamo. Se Se per te va sentite? bene così la Sì, sento, ripresa, sì, sento. se non sentono io ripeto le tue domande. Benissimo, benissimo. Ok. Allora, prima di farmi raccontare, soprattutto da Giorgina, tutta quella che è la sua storia. Vai Federico. Allora, prima di farmi raccontare da Giorgina quella che è la sua storia e quella ovviamente di San Carlo, io ero indeciso su quale potesse essere, diciamo, la domanda iniziale di questo collegamento, di questa intervista. E curiosando, alla fine l'aiuto, come sempre, me l'ha dato Giorgina stesso, perché ieri ha pubblicato un'immagine molto bella della città di Torino, ma soprattutto, come sempre, io pongo grande attenzione a quelle che sono le frasi che lei utilizza.
e a me è piaciuta molto una che dice proprio così: il risultato dei programmi fatti con cura è sempre scambiato per fortuna dai cretini. E io penso che questo riassuma molto anche un po' la tua filosofia e quella che è il percorso in questi anni di tutta la tua azienda. Allora, fortuna qui è importante sicuramente, ma prima di tutto la capacità e l'onestà intellettuale di fare le cose, per bene, fatte con passione, fatte col sangue, fatte con la voglia di fare, di andare in una strada tracciata da te, non seguire le cose facili. Le cose facili sono quelle che sì, ti fanno arrivare fra i primi, ma poi alla fine ti fermi. Questo è un momento gravissimo per la nostra, per quello che sappiamo, è inutile che riportiamo frasi trite e ritrite. La cosa, intanto, il più grande miracolo oggi è che siamo vivi, non solo perché non abbiamo preso il coronavirus, ma perché siamo ancora qui con lo stesso entusiasmo, con la stessa forza, con la stessa volontà di fare delle cose diverse, di andare avanti, di trovare strade non battute da altri. Venire fuori con la nostra unicità, sì, ecco, che è quella che noi in tempi non sospetti abbiamo sempre predicato. Questo è il momento proprio che noi rivenditori dobbiamo sganciarci da certe politiche velenose che hanno portato alla distruzione totale di un certo modo di fare commercio, di fare le cose come facevamo un tempo, la nostra bella ricerca, la nostra bella singolarità, la nostra voglia di essere unici, di essere noi, dei marchi che proponevano dei marchi. Ora siamo arrivati al punto che i marchi si propongono da soli e vanno per la loro strada, e noi dobbiamo cercare noi un insieme di scoperte, di proposte, e far diventare ognuno di noi, chi ha il talento, chi ha la voglia, chi ha la capacità, chi ha i mezzi anche, perché oggi è anche molto importante quello, di essere diversi, di fare una proposta. Elena, ti chiedo scusa che non sentiamo bene, quindi forse stai tenendo il telefono da parte dell'audio. Certo, scusami. Ok, parla un po' più forte. Magari. Eccoci qua. Chiedo scusa. Vado avanti. Ho perso certo, il non si sente, Quindi bisogna parlare nonostante non sia contenta. No, ma stava... Ero io che avevo la mano messa male. Elena aveva tappato il microfono. Però adesso non ripeto tutto quello che ho detto. Ci mancherebbe Giorgina, ma ti dico, ti vado proprio a tirare... In poche parole, oggi bisogna veramente essere bravi, perché altrimenti le saracinesche... rimarranno chiuse, quelli che non hanno fatto certe scelte nel tempo utile, oggi non ce la possono più fare. Siamo in questo mondo è schiacciato dalle vendite online, è schiacciato dai grandi colossi, dagli sconti selvaggi, sì, ma soprattutto per essere sintetici, oggi bisogna essere se stessi, secondo me. C'è stata veramente una confusione dove, a seconda della situazione, e non parliamo in questo momento di quali situazioni, cioè si stava dietro alla moda di quel momento che magari uno non sentiva. Io e lei siamo capaci di fare solo quello che sentiamo, ed è quella la forza di, secondo me, un negozio oggi come oggi. Cioè non si può cercare di star dietro, perché
tutto non sappiamo fare. Ognuno di noi sa far bene quello che sente, perché è fatto con amore, perché è fatto con passione, è fatto con sudore. Quindi questo è un po' il sunto di quello che stava raccontando prima. Che non certamente, certamente. La tua Giorgina, poi quella, la tua e poi il percorso che hai fatto con Magda è proprio di una vita dedicata comunque al bello, al gusto, e come accennavi te, tra le altre cose, in tempi non sospetti, quindi ormai già da qualche anno hai dato proprio un colpo di spugna con quello che era il passato, quindi con legami anche con i grandi brand. Con i grandi brand, ti sei dissociata dai grandi brand, hai preso una strada come sempre diversa, alternativa, che ha sottolineato già da tempo il tuo coraggio, ma soprattutto la tua capacità di avere delle intuizioni e generare te stessa, sfidarti continuamente. Ma questo l'ho fatto da sempre, anche quando ho cominciato con i marchi, non ho mai perso di vista quello che è proprio la mia capacità di scovare dei talenti, dei prodotti che non si trovano facilmente. Sono sempre stata alla ricerca della diversità. I marchi andavano bene un certo momento per costruire delle belle basi, quando i marchi ti permettevano di farlo. Poi è arrivato il momento che invece quello non funzionava più, questo l'ho capito fortunatamente in tempo, e quando ho fatto l'ultimo negozio in Piazza San Carlo, che ho chiuso un anno fa, lì ho deciso che non avrei più fatto i corner e i marchi sono andati per la loro strada e io per la mia, e sono molto contenta di questo. Sono tornata in questo, a casa mia, sono tornata in questo nostro palazzo. Ho sfruttato questa bella corte del Settecento, ho ristrutturato questa antica scuderia dove lì comincia questo percorso. Il cliente entra, trova gli accessori, trova i profumi, trova borse, scarpe, una scelta di vario genere, dopodiché viene accompagnato attraverso questo percorso verde al primo piano, dove abbiamo invece abbiamo quasi 1000 metri di spazio, dove non ci sono marchi conosciuti, ci sono tante, una bella selezione di tante cose che nell'insieme fanno una collezione. Sembra alla fine, quando dai il primo colpo d'occhio, sembra un monomarco, perché è tutto scelto con lo stesso spirito, con lo stesso gusto, con la stessa finalità, che non è proprio sempre solo commerciale, perché delle cose che facciamo con Magda, che è con me da 31 anni, ci divertiamo a cercare delle cose che ci piacciono ed è basta. Questa delle cose fatte col cuore alla fine funziona. Questa nuova scelta, questa vostra nuova avventura, ricordiamo, inaugurata appunto con l'inaugurazione di settembre 2019, è davvero una sfida nella sfida, perché San Carlo resta San Carlo, veramente una parte integrante della città a tutto tondo, però avete fatto una scelta azzardata, che è quella comunque di avere un negozio non su strada, e quindi qualcosa di davvero speciale, che va appunto a sottolineare oggi più che mai l'importanza dei negozi, specialmente il vostro, non semplicemente come un luogo di shopping, ma proprio come un luogo di aggregazione, di esperienza individuale, e dove la relazione umana funge e ha un ruolo veramente centrale. Assolutamente, assolutamente, perché per noi è quasi più... No, sta parlando, io non lo sento più. Sì, non sta parlando, stai parlando tu. Scusami. Sottolineo assolutamente la cosa che hai detto, perché alla fine per noi, tu dirai, queste qui adesso si sono preparate per fare la figura di quelle, ma io te lo giuro, e cogliamo l'occasione per ringraziare le clienti, perché sono state di una generosità, non in termini di scontrino, anche di quello, ma generosità proprio di partecipazione. Io veramente mi sono commossa in questi giorni, perché ho detto a Giorgio l'altro giorno, abbiamo seminato bene.
perché non è un negozio dove vieni a comprare. Sì, tu esageri, esageri, continui a dire che geni che siamo, che talento che abbiamo. Dico, io sono al telefono tutto il giorno con i fornitori, a sorreggere anche i fornitori, che è un momento veramente tutti i giorni anche con i, per i fornitori. Tutti i giorni, la e sera. Ti assicuro che tu non ci parli con i fornitori, contatti con i fornitori li tengo io. E ti assicuro che quello che tu stai vivendo in questi giorni in negozio non sta capitando da tante parti. Beh, noi abbiamo avuto questa fortuna, veramente questa fortuna, la capacità, perché basta, non parliamo troppo di fortuna, abbiamo fortuna di essere, come ripeto, la fortuna aiuta gli audaci, questo, di averla, questo di averla, voi siete scampata, però... abbiamo seminato veramente bene con i fornitori, che sono stati tutti di una gentilezza, tutti di una prontezza a chiederci qualsiasi cosa avessimo bisogno, anche quando noi sinceramente insomma non abbiamo chiesto niente a nessuno. Penso veramente di non chiedere, finché ce la faccio, di non chiedere niente, né aiuti allo Stato, né aiuti ai fornitori, aiuto a nessuno, aiuto a noi stesse, che ci siamo tirati sulle maniche, ci siamo inventati un nuovo modo per fare le cose di sempre, perché alla fine quando la cliente non può venire da noi, siamo noi che andiamo dal cliente, e questo sta funzionando benissimo. Proponiamo delle cose che è solo da noi e da nessun altro, perché le cose che abbiamo noi, il mix di scelta, sfido chiunque ad avere questa proposta così coerente, così ricca di proposte, ma sempre nella sua senza mai cedere a tentazioni commerciali, troppo facili. Per le cose facili ci sono, ne dico sempre, quando ogni tanto Magda cerca di portarmi verso delle cose un pochino più, dico no, guarda, quelle cose lì c'è gente che le sa fare meglio di noi, noi dobbiamo fare il bello, il lusso. Il prezzo poi a un certo punto si... Se proponiamo delle cose di valore, possono costare, possono avere un prezzo anche adeguato. Non ci interessano il piacere a 365 questo è sicuramente 35 gradi, ecco. Io voglio aspetta, ti sta parlando Federico. Guarda, questo sicuramente è uno appunto dei segreti, l'aver voi, essere voi riuscite sempre ad avere una forte identità nel vostro negozio, nelle vostre scelte, ad aver trasmesso dei valori e delle linee guida chiare ai vostri clienti, quindi no, voi per prime non averli disorientati, perché in questi anni tanti negozi hanno perso, no, la bussola, come si suol dire, e i clienti finali sono rimasti disorientati. Oggi davvero confusi. E si sono fatti attrarre dai guadagni facili. A me il guadagno facile non mi interessa. Un po', grazie a Dio, perché non ho proprio bisogno di correre dietro a quello, ho fatto in tempi non sospetti altre scelte. Io voglio divertirmi vuol dire continuare ad essere me stessa, proporre le cose che sento, le cose che mi piacciono, che mi danno anche la forza di essere convincente, e non corro dietro a quello. Poi magicamente certe cose corrono incontro a me, perché anche questo successo che abbiamo avuto, che noi nei primi 8 giorni di apertura siamo riusciti a fare il budget dell'anno scorso, miracolosamente, non so, non mi chiedere cosa è successo, miracolosamente siamo riusciti a recuperare il mese di maggio intero con 8 giorni di vendita. Ecco. Questo la dice lunga e sottolinea, se mai ce ne fosse bisogno, non solo il vostro valore in assoluto, ma di quanto oggi, in cui tutti parlano di online, di altre situazioni, che il vostro e contesti curati in una certa maniera non sono assolutamente replicabili, e l'online non potrà mai davvero rappresentare una concorrenza. Anzi, può semmai chiarire ancora più le idee della differenza che c'è tra comprare meramente un capo, un prodotto, un marchio online, da vivere un'esperienza d'acquisto all'interno di un luogo speciale.
Guarda, lo dicevo prima, scusa Giorgio se ti interrompo, lo dicevo prima al telefono e la persona, ho visto che ci sta seguendo, non dico il nome, saprà che mi ha telefonato, mi ha detto sei la prima persona di un negozio a cui telefono, chiedendomi come stava andando. E è rimasta così sorpresa da questa cosa qui. Però posso dirti, adesso non c'è il tempo, te lo dirò poi quando ci sentiamo per telefono, ci sono anche certe situazioni dove io sono andata, ho chiesto al mio centro estetico di prenotare per farmi i piedi e mi hanno risposto che erano solo in due e le ragazze erano in cassa integrazione. Cioè, capisci che un centro appena aperto con 7 cabine fanno venire a lavorare 2 persone, cioè, perché conviene sfruttare la cassa integrazione e allora lì non si va da nessuna parte. Cioè, questo è il momento di tirarsi sulle maniche, lavorare 15 ore al giorno, e allora certo che i risultati arrivano, è certo che se timbra il cartellino la gente proprio non è che c'ha tutta sta voglia, se non è un po' stimolata di atmosfera, di proposta, di amicizia, di tante cose messe assieme, perché è la somma delle cose che crea una situazione straordinaria. Certamente, e senti, hai introdotto proprio un argomento interessante, che è quello appunto del senso del dovere, del senso di volersi sacrificare, di volersi impegnare e di fare il proprio lavoro con amore. Voi lo fate da un sacco di anni insieme, come accennava Giorgina, ben 31 anni di convivenza. A volte molto difficile. Mi capisci? Quindi, proprio siccome abbiamo visto un po' come Sandra e Raimondo anche in questi pochi minuti che battagliavate, no? Vorrei proprio a tal proposito, perché tanti vi conoscono e sanno che Magda è davvero la tua ombra. Raccontateci qualche aneddoto simpatico del vostro rapporto, di come è nato questo rapporto che oggi ovviamente va molto al di là del semplice rapporto lavorativo. Molto al di là. Allora dico io qual è il segreto tra me e Magda. In confronto a quello che ho visto fare da tante mie colleghe che hanno sempre avuto dietro una segretaria, una persona che faceva lavori manuali, dei lavori. Io ho dato sicurezza, ho dato carta bianca in certe cose, fermo restando che poi le redini dovevo certo. tirarle, però io ho dato molta fiducia, forse l'unica persona in 50 e passa anni che faccio questo mestiere che mi ha dato che mi ha dato il motivo per dare fiducia. Io non sono proprio una che la mia fiducia la dà così ho cercato di darla avancare, ma alla fine mi è rimasta lei e basta, perché alla fine io non mi fido di nessuno. L'unica persona di cui a cui posso delegare qualsiasi cosa che posso fare io, lei. Poi in certe cose, quando si tratta di ingranare la marcia, io ho un po' più di coraggio di lei. Un po' di più. Guarda, Federico, noi siamo veramente, non so se te l'ho scritto a te o l'ho scritto a qualcuno l'altra sera, siamo veramente le due metà delle mie. Complementari. Ci compensiamo dove non arrivo io, e tutte le volte che arriva, che mi propone, che vuole fare qualcosa, io mi ammazzerei, perché so già che lei la fa, ma chi se la ciuccia sono io. Quindi lei è comodina in quel senso. Abbiamo entrambe un senso del dovere rovinoso per la nostra vita, perché non è neanche giusto che sia così, ma io non riesco a essere diversa, e ancora oggi le ho fatto una ramanzina, perché i ruoli tra le due è che sono spesso io che cazzo lei. Vedi, ecco, questo è un aneddoto simpatico. Certo, molto simpatico, perché alla fine tra le due, nonostante io sia più giovane, sei tu quella con i piedi per terra. Io non voglio sentire parlare di saggezza. La cosa che mi turba di più nella vita, io sono troppo giovane per essere saggia, sono troppo vecchia per diventarlo. Quindi io non voglio sentire parlare di prendere le misure. Io devo fare le cose quando il cuore batte, quando le sento. Fino adesso
la mia storia mi dice che ho fatto delle buone scelte, mi dovete lasciare andare avanti. Molte cose che ho fatto, anzi forse le cose più belle che ho fatto, le ho fatte perché sono abbastanza incosciente, perché in certe cose sono abbastanza ignorante, non calcolo mai bene le mie forze, poi le cose si aggiustano. Dico sempre, prima creiamo il problema, poi lo risolviamo. Lei invece vuole risolverli prima di crearli. Se io facessi i conti, se mi raccontassero sempre i problemi a cui andrò incontro, quando decido di fare questa roba qua, di andare contro tutto il mondo, contro certi poteri forti che non sempre sono contenti che una pulce come me si infili in certi giochi di potere, io vado, poi la soluzione la troviamo. Non voglio cambiare, voglio peggiorare sempre di più, se possibile, i miei difetti, perché alla fine i miei difetti sono anche la mia forza. Sono sicuramente la tua forza. Quindi non cercare mai di farmi cambiare idea quando ho una cosa nella testa. Ma io prima dicevo assolutamente cercare di farle cambiare idea, cercare di farle capire delle volte delle cose dove lei vede tutto con una prospettiva misurata su noi due, che abbiamo fatto una scelta nella vita, ma bisogna accettare che altre persone ne hanno fatta un'altra di scelta. Ma infatti quelle persone lì le lasciamo dietro, quelle persone lì, perché appunto, io alla fine conto su di te, alla fine siamo appunto, sempre noi due più questo disgraziato. Ecco, siamo sempre noi con gli altri che alla fine poi non possono... Vero, perché io lancio, come si dice... una cosa a favore. Io devo dire che abbiamo un personale che col tempo che riescono a dedicarci e il discorso, ecco, che ci faccia, hai detto giusto, esatto, il tempo che tu limitato non riesci, ecco, ad accettare senza, perché lei è una bomba atomica, lei, io ogni tanto mi dico, ma quando, caspita, vedo un segno di cedimento, ma non di cedimento, di cedimento di entusiasmo. Perché io non lo so cosa mangia. È impossibile, è impossibile. È una portatrice sana, prima di tutto, di adrenalina. E poi no, questa cosa che ti ricarichi, tu ricarichi le batterie, finta, tu ti ricarichi le batterie lavorando. Perché tu non ti ricarichi le batterie lavorando. Forse hai detto una grossa cosa. In un momento in cui sento solo parlare di gente che vuole andare in pensione, che vuole rallentare, non parlatemi di quelle cose lì. A me, se volete vedermi serena, tranquilla, in salute, equilibrata, mi dovete dare dei problemi da risolvere. I problemi da risolvere sono il mio... come si chiama quella cosa che mi hai dato l'altro giorno, quello sciroppo che è anche un cosa alimentare, integratore alimentare. Non dovete cercare di spegnere i miei entusiasmi, perché è la mia vita. I risultati poi sono quello che è la cosa più importante, perché se non avessi risultati, certo che a questo punto sarei andata tranquillamente con le mie caprette e le mie pecore e i miei cani, i miei gatti in campagna, come sono stata adesso questi 70 giorni. Sono stata una persona molto serena, molto tranquilla, e ero pronta a tutto, pronta anche all'idea di dover smettere. Ho pensato, vabbè, se va così chiuderemo, basta. Però la mia vita è quella di avere tutti i giorni questo rapporto molto privilegiato, molto, molto intimo, sia con le mie clienti, con i nostri fornitori, col nostro personale, che anche quando nei momenti peggiori, però alla fine è una cosa che mi nutre, che mi rende forte. E ti dico una cosa, Federico, che non credo che... Dimmi. ...tanti negozi. Noi siamo in 5 o 6 da più di 30 anni che lavoriamo in San Carlo. In 7-8 sono una quindicina d'anni, quindi alla fine, nonostante lei sia una persona non facile, non è una persona facile, te l'ho scritto che è stato il mio primo messaggio che ho postato su Instagram nella mia vita, per caso, fatalità, dove c'era Beppe Angiolini, che salutiamo, cioè, sì. Ciao Beppe, che è difficile, cioè se non hai
un carattere altrettanto forte, che lei spesso mi critica, ma alla fine io so che lei mi stima proprio perché riesco a tenerle testa se la penso diversamente. Ma quella è la bellezza di un rapporto. Cioè, che ognuno deve essere libero di dire la sua. Poi si trova la quadra. Una volta mi smusso io, due volte mi smusso io, tre volte mi smusso io e una volta si smussa anche lei. Perché abbiamo due età diverse, due gusti che nel frattempo sono due gusti che sono diventati molto diversi. Cioè, abbastanza... complementare quando... Io sono più scassata, lei più stirata. Rappresentiamo due epoche diverse. Ma due, non è tanto due generazioni, forse di età. Che però alla fine si compenetra e funziona benissimo. Spero che non cambi mai questo tipo di interscambio di idee, certo. di modi di vedere le cose, finché le cose vanno così, poi se vediamo poi se dovesse non funzionare più, benissimo, ciao, è finita, grazie e arrivederci. Sentite, vi vediamo, diciamo, chiacchierare appunto con noi dall'interno di questo cortile meraviglioso che, ripeto, spero di e vorremmo tutti curiosare, perché io ho ricevuto da Magda dei video meravigliosi, però tantissime persone non conoscono, non hanno ancora potuto veramente apprezzare questo luogo meraviglioso che avete costruito. E allora facciamo un giro? Vuoi che facciamo un giro? Sì. Farei volentieri con voi un giro, anche per andare a vedere. Abbiamo fermato usare... il traffico qui. È diventato un posto turistico. Se avessi un euro per ogni selfie che vengono farsi davanti alla testa di Andrea Salvatori... Giorgina, hai introdotto quella testa. Adesso poi la andiamo a vedere da vicino quando l'immagine si rende poi un pochino più nitida. Così mi raccontate anche... il motivo di quella testa, perché siccome tu non fai mai nulla per caso, ci sarà un motivo. Perché questo luogo di aggregazione, come abbiamo detto, non è soltanto un luogo dove ci si incontra per comprare il vestito, la scarpa, la borsa, per chiacchierare di cose, è anche un luogo dove ci sono delle contaminazioni, l'arte, scultura, pittura, dove vengono dei ragazzi a suonare il sabato, dei meravigliosi violini, una ragazza che viene a fare concerti con l'arpa, concerti d'arpa, insomma. Succedono delle cose, vengono presentati dei libri, vengono dei personaggi a parlare di vari argomenti, un po' una specie di, mettiamo, Costanzo Show, qualcosa del genere. Quest'anno avevamo un ricchissimo calendario pieno di incontri e di eventi, purtroppo sono andati tutti, come sappiamo, rimandati. Insomma, rimandati, ma soltanto rimandati. Rimandati. Comunque, se vuoi facciamo un giro. Con grande piacere. Allora, seguitemi. Ti seguiamo. Tra l'altro ho scoperto tra le tue varie cose. Sta parlando, mamma. Sono venuta a scoprire che tu sei anche una grande mamma, ti sta parlando Federico. Non sento niente. Aspetta. Ti avvicino al telefono. Scusa Federico, ripeti per favore. Ma ci mancherebbe. Perché tua mamma Giorgina ha detto seguitemi, vi faccio vedere. Dicevo, ho scoperto, un uccellino mi ha detto che sei anche tra le tue varie cose sei anche una grande camminatrice. Sì, questo è un mio... Ma veramente c'ho anche una specie di virago vicino, mi fa fare 25 chilometri. 27 chilometri la prima mattina dopo che è tornata da 2 mesi e mezzo di lockdown. E lì era carica. Sono arrivata alla conclusione che è un'aliena. Lui è l'architetto, l'artefice di questa cosa, Gianno Cerutti. Saluta. Buon pomeriggio, maestro. Si sta gustando un gelato. Di Gobino, naturalmente. Gobino, istituzione torinese. Questo è una testa di David di Andrea Salvatori.
ne esistono due, una qui e una nella piazza di Spoleto, no, forse non di Spoleto, ma Ok, quindi solo due esemplari di questa testa in tutta Italia. Che io espongo qui, espongo in questo spazio che ho esposto, che continuo delle belle opere sue. Vale la pena di seguirlo perché è un bel talento. Siamo dentro alla testa del Davide. Wow. Io le seguo, Federico. Seguile Elena, grazie. Non le perdiamo. Lì c'è la scuderia dove si vendono prodotti, profumeria, accessori, tutto un reparto giovani, Freitag, c'è anche il corner di Freitag di prossima apertura. Che è tra le altre cose questo marchio qui, una delle tue scoperte ormai da tanto tempo. Con Freitag lavoriamo da più di 20 anni. Lavoriamo sicuramente 20 anni, forse di più. E adesso dedicheremo loro un corner al primo piano della casetta. Fai vedere anche il terrazzo sopra. Fatto vedere già. Lo rifacciamo vedere. Ci muoviamo al primo piano. Vi seguiamo. Veniamo accolti da un saluto. Da un saluto di Tania Pistone, questo quadro che sono dei masai che salutano, che accolgono, danno benvenuto. Ciao Tania. Ciao Nada. Ok, entriamo. Lassù ci sono le ali di... Fai vedere le ali. L'ho già fatte vedere, mamma. Mi seguiamo. Di Nicola Bolla. Vi seguiamo in ascensore, vediamo se la linea tiene o vi aspettiamo per ricollegarci un attimo solo, capiamo e seguiamo Giorgina e Magda al piano superiore del negozio. In questo momento sono in ascensore, quindi la linea è un pochino debole e adesso dovrebbe poi riprendersi il collegamento appena scendono dall'ascensore. Vediamo un attimo solo perché c'è il collegamento un pochino ballerino e non vi riusciamo a vedere e sentire bene. Ci senti Federico, ci vedi? Allora, adesso vi torno a sentire, prima non vi sentivo, vi vedevo male, un secondo solo che aspettiamo che la linea magari riprenda meglio, perché altrimenti non vediamo l'immagine nitida ed è un peccato. Forse non è meglio che ci muoviamo, vuoi farlo leggere? Magari togli la musica per favore. Ci senti Federico? Ok, adesso vi sento perfettamente, speriamo che l'immagine poi torni in vita a breve. Percorso dove Giorgina ci accompagna lungo il percorso. Qui c'è la collezione di Asha Sarabhai, una stilista indiana con la quale lavoro da 27 anni, una collaborazione molto felice. Introduci un altro argomento, tu hai un'enorme passione per questo mondo qua, non solo quello della ricerca, proprio dell'India in generale. Sì, una parte di... no, molto Giappone. In India vado a fare una collezione con Asha Sarabhai, con questa designer, da 27 anni oramai la faccio, vado su una volta all'anno e facciamo una collezione insieme fatta con questi tessuti Khadi, tutti cotoni filati e tessuti a mano, dove ogni dettaglio, come vedi, è particolare, insomma, queste cose qua le ho solo io qui, solo a Torino, cioè nel mondo ce l'ho solo io. Ecco, qui proseguiamo, sempre tutta la collezione di Asha Sarabhai, sì. Daniela Gregis,
Simiache. Daniela Gregis, certo. Simiache, tutto il gruppo di Simiache. Yoshi Yamamoto, Marc Levian, poi molti piccoli stilisti, molti piccoli designer giapponesi che stanno funzionando benissimo e spero diventino molto importanti, ma se non diventano importanti va bene lo stesso, perché sono importanti qui in questa, per voi, in certo, questa realtà. Marc Levian. Avantua. Ciao Sabrina. Ciao Sabrina. Salutiamo, ciao, certo, gli amici di Avantua. Nicola Bolla. Lui è un grandissimo, secondo me è un grandissimo talento. Sì. Troppo talento, perché sa fare cose completamente diverse. Io quando ho saputo la storia di Nicola Bolla, è pure un bravo oculista lui, quindi ha una professione, e in più per passione, non so dove trova il tempo, fa questi lavori meravigliosi e poi ne fa tanti altri completamente diversi, tutti con gli Swarovski, un altro genio. No, ma fa altri 10 temi, Nicola, bravissimo. Ciao Nicola. Andiamo nella sala VIP. La sartoria? La sartoria, che è il mio vanto, Oh, questo qui, vediamo un po' se riusciamo a vedere con l'immagine nitida. Questo qui è un altro veramente, tu lo chiami vanto, un secondo solo, perché abbiamo l'immagine purtroppo che non si vede. Si vedono poco le immagini. Peccato, non si vede bene. Questo... Buonasera Barbara, grazie prima di tutto. Qui dove stiamo curiosando? Cosa c'è dietro questa tenda? Cosa c'è? Allora, chiedo un secondo perché vedo le persone collegate, qualcuno dice che non stanno più sentendo e vedendo bene. Io vedo e sento abbastanza bene, quindi chiedo conferma adesso se magari il collegamento è migliorato. No, mi rispondono sempre che non si sente. Allora, facciamo... Allora, Elena... Sì. Elena, mi senti? Mi senti, Elena? Allora, guarda, la stop un attimo il collegamento. Sì, io ti sento abbastanza bene, però vedo che siccome vedo che ci sono persone che si stanno, diciamo, mi stanno segnalando che non vedono e non sentono bene, io stop un attimo la diretta e la riavvio in maniera tale che vediamo di migliorare. Perfetto. Il collegamento. Perfetto. Va bene? Perfetto. Un secondo solo. Ok. Grazie a tra pochissimo. Grazie a te, Federico.
Dove posso mettermi che prenda di più qua? Perché no, io non sono, non sono in wifi. Blocca. Allora. Un secondo solo. Vi chiedo qualche secondo di pazienza e ci ricolleghiamo immediatamente con Giorgina e con Magda per questa parte finale del collegamento, in maniera tale che cerchiamo di risolvere le problematiche relative appunto all'audio e alla parte video, che purtroppo può capitare in questo momento qui, sia ovviamente per magari piccole problematiche con i collegamenti Instagram, ma in generale con problemi di linea. Ora si sente, perfetto, ci stiamo provando a ricollegare in maniera tale, perfetto. Allora, adesso Elena la vediamo. E facciamo quest'ultima parte di collegamento. Eccoci qua di nuovo. Scusate per la piccola interruzione, ma qualcuno mi segnalava che non sentiva bene, allora mi dispiaceva ovviamente. Quindi eravamo qualche secondo fa all'interno di questo, diciamo, privé, dove Giorgina riceve dei clienti speciali. Dice Federico, eravamo all'interno di questo privé dove tu ricevi le clienti speciali. I clienti dove lì riesco ad isolarmi completamente, a tu per tu con la mia cliente, nessuno può entrare quando siamo all'opera. E allora lì trasformo veramente, viene fuori quella cosa che credo di saper fare meglio nella vita, trasformare una persona che entra una persona e esce in un altro modo. E queste sono, è la cosa che credo sia. Senti, non posso pensare di far altro, di smettere di farlo nella mia vita, perché è la cosa che mi riempie di orgoglio, riuscire a trasformare completamente una persona e imprimere una mia, un po' della mia personalità, un po' del mio gusto, un po' del mio pensiero. Ma ricordi perfettamente qual è il momento in cui hai deciso che questo sarebbe diventato il tuo lavoro? Perché tu vieni originariamente da un altro tipo di percorso. Non c'è stato un preciso momento, è stata una caduta, una cosa casuale. Io facevo architettura, facevo tutta un'altra cosa, e poi una situazione un po' per un motivo familiare, mi sono ritrovata a dover fare altre scelte e sono caduta per caso nella moda. Non mi interessava, non posso raccontare che da piccola facevo i vestiti alle bambole, intanto che non giocavo con le bambole, ero un maschiaccio, giocavo a pallone, facevo altre cose. Della moda non mi è mai importata niente, tantomeno delle bambole, e poi sono arrivata così, per caso, subito ho capito che era una cosa molto facile, che riuscivo a fare senza fare nessuna fatica. Avevo delle intuizioni e di lì è partita questa cosa, subito dopo la seconda guerra punica. Sono passata attraverso tutti i fenomeni della seconda metà del secolo, tutti i fenomeni della moda a partire dagli anni 70, mettiamola così, in questi ultimi 50 anni. Le cose interessanti sono passate attraverso le mie mani, quando interessanti ancora non erano, sono poi diventate delle cose, degli stilisti, dei nomi. Io sono sempre arrivato quando questi talenti muovevano i primi passi, e di lì siamo un po' cresciuti assieme. Poi ognuno ovviamente ha fatto la propria strada. Io non sono tanto un personaggio che sottostà a certi obblighi, a certi diktat, a certe... Non l'avremmo mai detto questo. Ecco. Per cui a un certo punto, quando le cose diventavano complicate da gestire, ero la prima ad uscire dalla porta, sempre cercando ditemi la verità. Ora, c'è stata questa riapertura, avete avuto dei bellissimi segnali, ma a prescindere da questa riapertura e dei segnali, quali ci sono? Io sono sicuro che avete qualche progetto nuovo, perché voi non vi fermate mai.
Eh no, no, è Federico. No. Ti prego. No, anzi, no, attimo, c'è un progetto. No, io voglio scoprire qualcosa di più. Raccontatemi in questi ultimi minuti di collegamento. Siccome abbiamo visto uno spazio meraviglioso, abbiamo parlato di una. Io ho sentito parlare di una casetta e quindi so che lì c'è qualcosa che bolle in pentola. Allora, siccome io sono sempre molto. Veramente mi chiedo come mai. Io che ho l'entusiasmo del primo giorno, perché per me questo è un'estensione di casa mia, non è il lavoro, è la mia famiglia, Giorgio è la mia famiglia, tua figlia, il negozio è anche la mia casa, perché io mi sento a casa mia, ma c'è sempre un po' di... Allora, un mese e mezzo fa... Un mese fa? Ma no, a dicembre hai cominciato a dire, sono passati 5 mesi, sono passati. Da quando ho deciso di occuparmi della casetta? Dai primi di dicembre. Ah, pensa che senso del tempo che ho io. Sì, un mese fa poi eravamo in lockdown, scusa, mi sono un po' fuori in questo periodo. Comunque, a dicembre ho lanciato una sfida e ho detto, io vado sotto e mi occupo di questa casetta, ma... facendola diventare una cosa complementare ma completamente diversa. L'altro giorno abbiamo un po' litigato perché è scesa e c'era la musica alta che le aveva dato fastidio. Voglio che sia una cosa... Ho adescato tutti i giovani giusti di Torino chiedendo veramente di darmi una mano. Io non sono giovane, ho 51 anni. Ma... ho 15 anni io, anagraficamente, perché io mi sento una ragazzina, mi sento un entusiasmo, non riesco, guarda, fatemi parlare come mi viene. Quindi, e trovo anche che sia più bello. Giorgia è la regina qui sopra, che è più, è più casa sua, questa è più come se lo sente lei. E sotto io voglio scatenare un casino portando... altre generazioni di clientela e che diventi anche un luogo di incontro, perché io gliel'ho detto, tu fatti quei eventi culturali che sei colta, informata, io che sono profondamente ignorante, ma già, so ci che sono, ci sono delle persone, in effetti guarda, leggo qua, infatti ci sono tante persone curiose che stanno scrivendo, raccontateci di più di questa casetta, vogliamo la musica, quindi Giorgia, hai sentito? Vogliono la musica, quindi ci saranno, al mattino c'è musica classica, perché la musica, ecco, per me ha l'importanza del profumo. Io metto, c'è Daniele che poi ve lo racconterà. Ciao a tutti, ciao. Io metto, ciao Daniele, ciao. Io uso una decina di profumi al giorno, ne inizio con uno. Durante la giornata me ne spruzzo 5 o 6 e poi dopo la doccia un profumo della notte. La stessa cosa come vale anche, sì, perché spesso è quello di Marilyn Monroe. Adesso è in censo delle chiese di Roma di Lauro Tonatto, che compratelo, non compratelo da noi se non siete, ma ve lo suggerisco. Essenzialmente Laura, in censo delle chiese di Roma, è una cosa che ti rilassa, ciao Laura, sei bravissima. Comunque, perché poi perdo il filo, anche la musica, si parte dalla musica classica al mattino e poi va a crescere come... Preparatevi ad effetti speciali, perché adesso sarà bellissimo, anzi la prossima settimana c'è un Guido, con Guido che viene 3 giorni a darmi una mano, che è il direttore... italiano, commerciale, non lo so il titolo esatto, non lo so, di Freitag, facciamo un corner dedicato, quindi mezzo negozio del primo piano sarà dedicato esclusivamente a Freitag, che è un'azienda che amiamo, l'abbiamo amata fin dall'inizio, ci piace il principio, ci piace il... a prescindere dall'estetica, ci piace molto come nasce e questi due fratelli sono due geni. Che gli venga riportato questi ai fratelli Freitag, perché sono veramente due geni secondo me. E comunque il negozio sarà posto a settembre, ma
qualche bella accenno c'è già anche adesso, ma la scelta, diciamo, pensata, dove ci sarà anche un po' di uomo, poche cose. La cosa che entri, ti compri... Allora, qua, questa qui è un'altra novità, perché da, ormai è da un po' di tempo, e poi sicuramente con questo nuovo progetto avete ricominciato esclusivamente con la donna, mentre, vedi, c'è una novità, non vi fermate. Viene reintrodotto un po' di uomo da San Carlo. Sì, e sai perché mi è venuto in mente? Quando abbiamo deciso di fare questo corner di Freitag, siccome Freitag è un prodotto che molti uomini comprano, ho pensato, ma scusa, ma mi entreranno tutti questi bei fanciulli in negozio, ma perché oltre a un profumo non gli posso dare anche la bella camicia di destra? Ecco, meraviglioso. Il nostro talento mese e vogliamo lasciare parlare a Liero, ciao Monica, e, insomma, altre cose che adesso non mi viene in mente. Certo. Comunque, abbiamo fatto un piccolo mix dove non è che vieni e ti vesti da me, ma è l'acquisto emozionale che prendi, vabbè, dammelo, l'acquisto in più, diciamo. Poi la spesa grossa vieni sopra e Giorgina ti massacra. Beh, insomma, questo è il programma per il nostro immediato futuro. È molto interessante. Io non ti nego il fatto. Sarà bella questa sfida tra il primo piano e la casetta. Sarà un bel discorso, un bel match dove sono sicura che ne vedremo delle belle, perché Magda subentra in un mondo che a me sinceramente non mi appartiene. Io sono per la bellezza, sono per la proporzione, la misura. No, tu sei i ragazzi hanno un altro spirito. Oggi i giovani amano dei contrasti troppo forti, delle cose che vanno al di là di quello che è il mio concetto di bellezza, di proporzione. Quello io non riuscirò mai. Tu puoi dirmi tutta la vita che va di moda quello, e a me non mi convinci, perché io sono abituata al bello. I giovani oggi del bello non sanno cosa farsene. Benissimo, allora andiamo con un altro spirito sotto, dove tutto vale, tutto è il contrario di tutto. Io qui voglio continuare a mantenere questo mio criterio di bellezza, qui non voglio cambiare, qui voglio peggiorare se possibile il mio rigore, la mia voglia di perfezioni. Lasciatemela fare, io so fare questa. Perfetto. Allora direi, guardate, sarà una bella sfida, un bel match. Assolutamente sì. Ultimo minuto per i saluti. Intanto la prima promessa che vi faccio, anzi due, oltre a quella di venire prestissimo a Torino appena mi permetteranno e quando verrai a Torino sarai ospite mio. Sarà. Noi abbiamo un piccolo alberghino di charme qui sopra. Grazie, non vedo l'ora, ma soprattutto non vedo l'ora di fare la colazione con voi lì in giardino. E poi la seconda promessa è quella che la prossima diretta sarà da questa casetta insieme a Magda, e ci racconterà l'evoluzione della casetta. Certo. Con la musica a tutto volume. A tutto volume, le divagazioni sul tema. Vi ringrazio enormemente, perché siete state deliziose, avete regalato veramente un bellissimo momento e mi ha fatto estremamente piacere di poterlo condividere con voi e con le tante persone che hanno assistito. Vi mando un bacio enorme. Pubblicamente ti stimo molto, Federico, ti ho scoperto, sei una bella sorpresa del mio lockdown. Ti ringrazio, Magda, troppo gentile, vi voglio davvero bene e sono proprio contento. Un grande abbraccio, Federico. Ciao Federico. Grazie davvero. Ciao. Ciao. Ringraziamo ancora davvero Giorgina.
Magda e ovviamente Elena che ci ha aiutato durante questa diretta dal punto di vista tecnico. Ci sono state qualche piccolo problema, ciao Elena cara, ciao, grazie mille con il collegamento, ma è stata veramente una bellissima chiacchierata, molto naturale, sono venute fuori cose molto belle e divertenti e interessanti. A prestissimo ragazze, grazie a tutti, arrivederci, ciao, buon proseguimento di giornata. Ciao ciao.